Ciao a tutti, sono Alberto Martini. E io sono Daniele Gaiola. Benvenuti nel nostro podcast dove parleremo di endurance a 360 gradi. Dalla corsa su strada al triathlon, dall'ultra trail agli Ironman. In questo spazio parleremo di preparazione, racconto gare e materiali, portando la nostra esperienza e quelle delle persone che intervisteremo. Partiamo! Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast. Oggi, prima puntata, dove andiamo a parlare di materiali e in particolare di cosa parliamo. Oggi parleremo di scarpe. Sono una delle cose che eh, chi ci segue sul canale sa che testiamo, proviamo di più, di, di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutti i generi. <ride> e oggi ne, ne parleremo un po' mettendo un po' il focus su principalmente tre paia di scarpe, tre modelli di tre marche diverse, okay. di tre colori diversi, e che sono... spoileriamo subito, vabbè, chi sta vedendo il video, Sì, 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 chi, sì chi, chi ci sta vedendo su YouTube magari l'ha già vista e capite. Queste sono le... Queste sono le Oka Mach 6, ok? Questa blu che ho in mano io. Sì. <ride> Poi abbiamo le Endorphin Speed 4. E queste le New Balance Rebel V4, sempre? Sì, sì. sempre 4. Da non confondere anche a livello visivo perché sono identiche, con le New Balance Super Comp, quelle da gara, che sono quelle da gara con piastra in carbonio. Ok, quindi oggi parliamo di scarpe veloci, segmento allenamento veloce barra gara, probabilmente. Sì, barra magari anche Vers allenamenti eh, un po'... Vedremo poi anche scarpe versatili con cui si può fare un po' di tutto. Io spoilero che con queste ci ho fatto... Tu, un lungo da 50. Un lungo da 50 chilometri con non queste. <ride> Attenzione. Ecco, secondo me queste possono essere anche... Spoiler e poi andiamo nel particolare. Eh, se uno ci si trova magari potrebbe essere magari... Così la butto lì una scarpa con cui fare anche un Iron Man, ecco. Quindi una scarpa leggera, veloce, ma anche abbastanza... Poi sono veramente d'accordo. Stabile, ecco. Un po' di tutto. Un po' di tutto. Un po' di tutto anche, come scopriremo più avanti. E, ok, quindi quello che faremo, andremo a confrontare i tre modelli, ne parliamo un pochettino, li abbiamo provati entrambi tutti e tre, eh, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno. E abbiamo ognuno la propria preferita, ognuno di noi ha la sua preferita. Assolutamente, infatti, il discorso di per me portare lui nelle recensioni e farci una chiacchierata e provare in due scarpe <ride> è proprio quello di avere mh, un feedback esterno diverso rispetto magari al mio, alla mia unica sensazione. Cioè, perché alla fine, poi siamo tutti diversi e ognuno ha gusti diversi o si trova bene con. Eh, certe scarpe perché corre in un determinato modo, perché gli piace quel modello, gli piace più secca, più morbida, più bla bla bla. E quindi niente, uh, ecco perché vi faceva piacere portare Dani e su questo format un po' più lungo, quindi non solo l'area classica recensione che trovate sul canale YouTube da 5-10 minuti ma a parlarne un pochettino e formato un po' più lungo e a spaziare su più modelli, ecco come piaceva questo, questa cosa ed ecco qui che podcast andiamo e parliamo un po' più di scarpe. Sì poi come, ora ho... faccio io la premessa che diceva Roberto, no non è una premessa è una battuta che no, mi è venuta in mente, la premessa, premessa quella Stavo del, sto iniziando a registrare che, anche in descrizione, per chi, <ride> <ride> per chi ci, ci sta vedendo su YouTube vede che abbiamo una Oka in mano, una New Balance, una Saucony, e Roberta ha una maglietta Brooks, quindi questo fa <ride> capire che non abbiamo, cioè, De, non, non. tu hai una maglietta Iron Man. Io ho una maglietta sì che non c'entra nulla con le scarpe eh, però insomma, molto liberamente non abbiamo avuto nessun sono brand. Sono scarpe che nessun brand ci ha mandato. Perché uh, né Oga, né Sauconi né New Balance? Anche no, New Balance New ce l'ha mandato. Okay. New Balance. Sì. Sì, e li, vero. li ringraziamo. Grazie. È vero, ho scarsa. fatto una gaffa io. Sì. Però nel senso Questa l'ho comprata con i miei soldi sì, e questa ce la dà. Cisalfa E questa ce l'ha data Cisalfa. Quindi, abbiamo un bel minestrone. Sì, di, sì, però, sì. non abbiamo vincoli. Libertà e totale: classica filosofia. E ci mettiamo poi il link in descrizione: al Capitano Shop: 10%: codice martine 22, e <ride> Andate a dare un'occhiata. Butto bene. Ho? Ok. <ride> allora. Uh, specifiche tecniche. Partiamo da questo, sì. Partiamo dalle specifiche tecniche. Me le sono scritte perché se no a memoria non me le ricordo, quindi per chi ci guarda in video le leggerò. Uh, inizio io con le Rebel, poi Vai. prosegui tu con le Speed. Allora, le Rebel pesano 212 grammi. E logicamente questi sono dati dalla casa. Anzi, guarda, adesso è carino se noi pesiamo... Dove sta la mia bilancia quella casalinga? Scusate, questo è proprio il bello della, del, della diretta che non è una diretta, è un registrato. però è il bello del non così, ci sono tagli né niente. Del così come viene, la pesiamo subito. Il mio 45 pesa 234 grammi sulla mia bilancia della Telefunken <ride> che avete visto in miliardi di video. È sempre la stessa ormai da parecchi anni, e nel numero 45 quindi, comunque, è una scarpa. Per me è davvero molto leggera e quindi viene data a 212 probabilmente nel numero 42. Ha un'intersuola fuel cell che però è diversa da quella, da quella da gara, perché è un mix tra uh, Peba, Pebax e Eva, dovrebbe essere tipo 80% Pebax e 20% Eva. E, ed è comunque molto reattiva, quindi adesso non è perché. Mix è meno reattiva, è molto reattiva, molto morbida. Magari la vediamo meglio nello specifico un po' più, un po più avanti, per come si comporta. Magari con le sensazioni di corsa. Eh, poi abbiamo un'intersuola alta sul tallone, 30 mm e 24 mm sull'avampiede, per un drop di 6 mm. Devo dire che correndoci, poi sembra più alta di 30-24, perché c'è da dire che ogni casa prende. Le misure dell'intersuola in modo diverso, alcuni ti dicono solo l'altezza dell'intersuola senza metterci suola e, e, la, e la soletta interna, esatto. E quindi io non so se questo dato è soltanto dell'altezza dell'intersuola, perché a me non sembra sinceramente alta 24 sull'avampiede, però anche se fosse, io l'ho trovata abbastanza protettiva anche sulle, sulle lunghe distanze e la trovate. Online, sito ufficiale New Balance a 160 euro quindi prezzo di listino a 160 euro, prezzo di partenza. Poi magari probabilmente su altri siti la trovate scontata anche a meno 140-130. Sì. Ok quindi, questa è la prima scarpetta e è un punto a favore per me, è esteticamente è la più bella. Non, non, non ci sono proprio paragoni per me il giallo fluo arancione insieme è esteticamente la più bella non abbiamo la categoria <ride> allora non abbiamo messo la categoria bellezza Perché abbiamo è... fatto delle categorie di cui poi <ride> cioè adesso vi diciamo le specifiche tecniche però poi come nelle mie recensioni abbiamo messo delle categorie e quindi abbiamo comfort, velocità utilizzo, durabilità e rapporto qualità prezzo e poi ve vedremo anche magari altre opzioni online che si possono trovare e cose di questo tipo non abbiamo categoria bellezza perché. Cioè. Però confermo. Cioè, allora, questa c'è cioè, tipo 250 km. No, Soprattutto. Cioè, cioè, tutto cioè, anche cioè. qui per chi la sta vedendo, tutto ciò è che certo. vede marrone in realtà è bianco, capito? Quindi sì. Inizio, sì. Si è tutto sfumato bianco. Molto bella L'ho sporcata tantissimo. l'intersuola intersuola dall'arancione al giallo. <ride> L'ho sporcata tantissimo correndoci qui sulle strade bianche, qui dietro. E ho fatto 50 km correndo su, 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 su sterrato. Però, sì, eh, è la più bella, è la più bella. E se posso anticipare già da subito, è quella con l'avampiede più largo. largo di tutte. Ok, poi vai, turno tuo, Sagoni. Andiamo di Sagoni Endorph Endorphin Speed 4. Da non confondere con la Saucony Endorphin Pro, Pro 4 con, con piastra in carbonio. Che ha la piastra in, è piastra in carbonio. Esatto. Non abbiamo detto questa cosa. Però, sì, non ha piastra in carbonio, ora ci arriviamo un attimo. Sì, tutte queste scarpe non hanno Nessuna piastra. Ma questa carbonio. piastra, sì. Sì. <ride> questa scarpa partiamo sempre dal peso. E la casa Saucony ci dice che pesa 233 grammi. Vediamo anche questa sulla nostra bilancia, sempre taglia 45 Così come la New Balance ha circa 25 grammi in più, okay. quindi sta a 2,60. 2,60, un po' più pesantina. È un po' eh? più pesante, si sente anche, probabilmente per la Tomaia, perché la Tomaia della New Balance è molto leggera. Vandassi. Sì, non abbiamo parlato della Tomaia, ecco. Sì, poi ci arriviamo, ci arriviamo dopo. dopo. Ci arriviamo dopo, ci arriviamo. l'intersola di questa scarpa è in, eh, l'intersola diciamo, tra virgolette, la più veloce classica di, di Saucony, che è la Power Run, Ok. Pagoran PB. PB in Pebax. E questa scarpa ha anche una piastra, qui quindi, una piastra in nylon, non c'è piastra in Si vede anche, in carbonio, chi, si vede chi ci sta guardando in video, esatto. c'è questo pezzettino qui, quindi sì, ha una sì. piccola piastra, ma vedere. la scarpa è flessibile comunque, sì, sì, si cioè. piega senza problemi. Una, una scarpa in carbonio questo movimento non va no, minimamente. No. Cioè, questo tipo di piastra serve movimenti. solo per dare un minimo di rigidità alla ah, scarpa. Alla scarpa sì per stabilizzarla un po', ma non serve in nessun modo ad altro. No. Ok. E poi? Quanto riguarda il, il discorso altezza, Dell'intersuola abbiamo posteriormente un'altezza di 36 mm, yes. anteriormente un'altezza di 26 mm, se non erro, sì, esatto, sì. con un drop di 8 mm. No, 36 28. 36 28, sì, no, 36 24, 26 non mi ricordo cosa avevo detto <ride> e con 8 mm 8 di drop. Mm, quindi anche qui non parliamo di drop mh, bassissimi, ma neanche di drop, drop eccessivi. Una via di mezzo. Una via, una via di mezzo su che cui molti quella... stanno andando Eh, Esatto, è quella più quotata adesso. Sì, ormai ma soprattutto sulle scarpe un Sono po' più... Sono i le Lecoste che hanno 12 sì. mm. <ride> anche le Triumph mi sa, hanno 10. Quindi sì. <ride> e prezzo? Anche questa ottima scarpa, prezzo 200 euro. Sempre noi per i prezzi stiamo dicendo i prezzi di listino che trovate sui siti. Nel momento eh. in cui stiamo registrando questo video, perché magari tra un, un anno, diverso, un mese, un anno, sì. Ovviamente. Tutte queste scarpe su altri siti si trovano anche a prezzi più bassi. Sì, Però noi abbiamo preso per fare i confronti i prezzi, diciamo, de delle case. Sì, io questa credo difficili. che l'ho pagata 160, probabilmente. Sì, credo. Si trova anche, N eh. non è economica in ogni caso. No, no, assolutamente. Eh, ok. Poi arriviamo alla terza, vai. Anche questa esteticamente non male per niente, soprattutto a uno che piace a cui piace il blu, l'azzurro, il verde acqua. <ride> Gialla e rossa è più bella perché c'è anche la correlazione gialla-rossa. Sì, mi sto sporcando tutto con queste scarpe. Sì, esatto. Qua, vabbè. Vedete, principalmente, queste sono scarpe che ultimamente ho usato io. E queste sono scarpe che ultimamente ha usato Roberto. Vedete, eh, dove corro, io corro su asfalto principalmente. Roberto non, non solo. però va bene lo stesso. Dai, questa è abbastanza pulita. Sì. Andiamo sulla terza scarpa. Quindi la MAC. Ce la dividiamo un po'. Vai, un po', vai, un po'. vai, 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 vai. Allora, questa, ora pesandole e andando a vedere le caratteristiche, io sinceramente era quella che sentivo quasi più leggera. Sì? Sì, a, così a sensazione. a sensazione. In realtà, dal sito, Oka dichiara un peso di 232 grammi. Vediamo adesso sulla bilancia anche questa. 2,54. 2,54, quindi in meno. realtà eh, è molto simile alla Endorphin come, come peso. Sì, Ah, sono molto diverse. Sì, come scarpe sono, sono diverse, parecchio diverse. Sì. sì. Ha ah, come un'intersuola, un'intersuola in questo lo leggo così, non faccio. <ride> non faccio errori. In Eva, Super Critical o Super Critica. C'è cioè chi dice di... super critica in italiano no, o in inglese dice. supercritical foam è è un sacco figo. Spiegaci un po' che cos'è questa ah. caratteristica di questa persona. Uh, C'è cioè, un cioè po' parole Eva mischiata insieme ad Azoto. Credo comunque con un secondo materiale che tende a creare delle bolle all'interno e quindi ad alleggerire il materiale e a dargli più. Uh, reattività perché poi si comprime in maniera diversa e rilascia energia in maniera diversa quindi è una delle ultime tecnologie ed è secondo me um, si mette tra su, un gradino sotto il pebax cioè quindi c'è l'eva classico poi c'è l'eva super critical o super critica e poi c'è il pebax sì, uh, si mette un po' lì in mezzo ed è per, per esempio lo stesso, la stessa tipologia che adesso troviamo nelle Glycerin, eh, di cui ho fatto la recensione poco fa, e che è un bel mix dove c'è una scarpa leggera, reattiva, con un buon ritorno di energia, poi dipende anche sempre come viene effettuato questo meccanismo di infusione. Eh, alcuni possono renderlo un po' più verso il reattivo, un altro verso il durevole. Ecco poi anche quello, perché questa per esempio è molto leggera rispetto... Alla glicerin sì. e c'è anche un po' un ritorno di energia diverso, però la, la base è la stessa. ecco E questa intersuola è la prima, forse se non più grande, differenza anche che c'è rispetto alle scarpe che abbiamo visto prima, perché entrambe, sia la New Balance che la Usago, sono fatte principalmente in testa di IPA Pe in Pedbacks, sì. quindi diciamo eh, il in... materiale top, un po' sì. Top non a livello di, di, di qualità, top a livello di reattività principalmente, mm, sì, 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 sì. Okay. E, mentre questa, appunto, ha quest'altra intersuola. Altra differenza è eh, il drop classico di oca drop 5 mm. Perché abbiamo posteriormente un'altezza di 37 e eh, anteriormente un'altezza di 32. Come ha detto Robby per la New Balance. Questa anche io per quanto riguarda la MAC, mi aspettavo a sensazione, così vedendola anche in parte, però anche a sensazione. Che fosse un po' più bassa non so se tu hai notato questa cosa ma a me sembra una scarpa più bassa come altezza cioè non, non dico oddio 32 mm, mm. anteriormente capito? no non si sente che no no, 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 no. Sem sembra molto più, più bassa ecco come scarpa sì, anche se forse tra le tre la più stretta si sì, potrebbe essere sicuramente è molto più stretta rispetto alla New Balance sì, rispetto alla New Balance la eh, sì. New Balance è sicuramente molto più stretta e... la troviamo online eh? 160 euro, ok? Quindi hai sempre anche questa sul sito Oga al prezzo è, eh, di listino è 160 euro. Ok. Ora, prima nello di andare eh, nello, specifico, nello specifico anche di come ci siamo trovati noi, sì. cerchiamo di capire anche che differenza c'è, visto all'inizio abbiamo detto a cosa possono servire queste scarpe, eccetera. Sono scarpe che secondo me possiamo utilizzare anche in gara, assolutamente. Io le ho usate, queste, esatto. Qual è la grossa differenza tra una scarpa del genere e magari il livello top da competizione di ogni marchio? Quindi, Oka potremmo paragonarla alla uh, Cielo sì, oppure bro. alla Rocket X2, mm -hmm. eh, la Sauconi alla Enderfin Pro o la Elite sì. e la New Balance appunto o la Super Comp nuova. E quali sono, secondo te, principalmente le differenze tra questa gamma, questo modello mm. e il modello? Top! Uh, allora, queste non hanno piastra in carbonio, come abbiamo detto prima, quindi uh, però ci tengo a fare una precisazione: abbiamo detto anche in altri video, non è la piastra che fa la reattività, ma è il materiale dell'intersuola che fa la reattività. La piastra è soltanto un componente uh, che va a ottimizzare il tutto, ma non è il componente principale. Il componente principale viene sempre dall'intersuola, quindi non vi sbagliate sotto questo aspetto. E quindi non hanno piastra in carbonio, e alcune persone non si trovano bene con piastre in carbonio. Cioè io, per esempio, non mi trovo benissimo con piastre in carbonio, preferisco scarpe senza piastra. E proprio per un uso quotidiano: cioè nel senso, non cioè mi sono accorto che utilizzando in allenamento spesso piastra in carbonio tendevo a farmi male più spesso. E perché comunque. Le meccaniche d'impatto sono diverse. La distribuzione dei carichi è diversa, la piastra tende a far lavorare il piede in maniera diversa e a sovraccaricare magari altre zone. E, e l'energia che ti viene restituita è, 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 è diversa. Sì, ma perché hai una scarpa da una parte totalmente rigida data dalla piastra, da, da quest'altra, è una scarpa un po' più flessibile, un po' più morbida, e quindi alcuni possono soffrire da una parte il problema della piastra, oppure ci vuole un po' di adattamento. E poi, altra grande differenza è il prezzo. Cioè, queste sono scarpe che le trovi magari a 50-100 euro di meno rispetto alle sorelle sì. maggiori da gara. E io devo dire una cosa, secondo me queste sono scarpe che vanno bene per le gare, per il 90-95% sì, sì. delle persone lì fuori. Queste sono le scarpe con cui fare allenamenti veloci e gare. Cioè, eh, io ho fatto senza problemi... Una mezza in un'ora e ventuno mi sembra con le MAC. Avrei preferito una scarpa un po' più reattiva? Probabilmente sì, ne parliamo tra un pochetto. E però ci si può gareggiare, ci si può correre veloce. Sì, diciamo che se una persona deve avere solo un paio di scarpe, io non andrei sulle super shoes, cioè, eh, ad esempio, una scarpa per fare i lavori veloci e le gare, io non prenderei eh, una Vaporfly, per dire, ad esempio, una Rocket X2, cioè... Sì. Se devo avere una scarpa sola per gare ripetute, allora prendo una scarpa del genere, piuttosto che fare gli allenamenti Tutti con, tutte con... con le scarpe da gara. Questa è una cosa che i nostri allievi uno sanno... Se non sprechi bene. un sacco di soldi, primo. Li te li bruci subito. E secondo me un'altra cosa che noi abbiamo notato eh, anche a livello di prestazione è che... Si ha più boost, poi non so se è un discorso mentale o meno. No, 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 Però no. si ha più boost quando tu sei abituato a far lavorare il piede, la gamba eh, proprio a spingere, con una scarpa senza piastra comunque ottima con il Pebax oppure con appunto leva uh, speciale, critico. diciamo così. <ride> e, e quando vai a mettere a intersuola anche una piastra in carbonio hai maggiori effetti, oltre sì, che sì, 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 sì. ripeto, il carbonio secondo me soprattutto per il 99,9% degli amatori ci metto anche io e sì, ci sì, metto sì, pure sì, te sì. alla lunga se uno ci corre spesso potrebbe. potrebbe non a tutti non a tutti però potrebbe dar fastidio sono più le persone che danno fastidio a quello che, che non lo dà e, e non lo sanno e, sicuramente e lo sanno. Quindi Vare, dovremmo farci una puntata apposta su questo argomento Sì, però il consiglio però che, cambia davvero poco sì cambia poco e quindi ripeto se io devo fare una scelta, certo, se io posso avere una scarpa solo da lento, una scarpa ripetuta, una scarpa da gara, per carità. Ok, sì, la cosa migliore sarebbe avere tre scarpe. Esatto. Lento, ripetute e gara. E gara. Se non posso avere la scarpa da gara da ripetute e quindi la devo avere una sola, a meno che non fate due ore di E va bene per il 90% maradona. delle persone lì esatto. fuori. Cioè, eh, allora, eh. con una scarpa del genere a 3,40, 3,50 ci si corre tranquillamente se non ci si corre è perché non, ci sia, non, non abbiamo le gambe per andarci cioè, ecco, io ci ho fatto 10 km è una verità andare. magari scomoda però uh, sì, eh, sì sì sì, sì, sì. Okay. allora c'è da dire che okay, ok forse questa vabbè ne parliamo dopo, ne parliamo dopo Fo sì, forse sì. la Mac è quella un po' meno però ecco su, su questo argomento ultima cosa l'altro giorno ho messo le Endorphin Pro proprio per paragonarle a, alle speed e sono sempre le quattro, le ho messe per capire la differenza, e ho detto, ok, le speed le sentivo veloci, queste forse Ancora sono... Ancora più veloci. Sono leggermente più veloci, ma cambia davvero poco, e sono poche le persone che poi riescono a percepire e comunque a sfruttare quella... Sì, e secondo me le che... speed non sono neanche... le Cioè, forse le link non le non abbiamo provate, però le elite, secondo me, sono un po' più estreme, e eh, lì sarebbe sì. ancora più problematico, cioè, mentre sì. una, con una, un Endorphin Pro, tra virgolette, ti salvi, forse? Sì, sì. Con l'elite farci tanti chilometri, cioè, usare solo l'elite per ripetute e per esatto. gare... Eh. Forse un po' troppo. No, no, io farei sempre lavorare il piede cercherei di non abituarmi troppo a queste super... Uh, super mescole e... Uh, o piastre in carbonio. Quindi questo è il mio, è il mio consiglio. Ok, quindi. Abbiamo capito che queste sono scarpe con cui ci si può fare un po' di tutto. Dipende principalmente Dipende. anche da... Uh, Dipende. Chi è, è l'atleta che le usa? Ma anche questo poi nel momento in cui parliamo di, okay. di utilizzo ne... Quindi meglio. andiamo sulla prima categoria. Andiamo sulla prima, sì. Comfort. E... E qui si apre un, mo un mondo no. soprattutto <ride> personale. Noi diciamo sempre quando ci vengono chieste che scarpa usiamo. Ne provate eh, Nel senso che, per quanto io e lui molto spesso siamo anche d'accordo sulle scarpe, adesso, fa fa cioè, nel senso, lui prova una scarpa e dice: Ok, questa potrebbe piacere più a Daniele. Sì, o viceversa. È, lo so di solito quando c'è una scarpa. Che... Quindi, nonostante, comunque, noi siamo abbastanza. Ci sono dei modelli anche tra questi tre con cui uno si trova meglio e l'altro peggio. Sì, vediamo. Mm -hmm. sì, sì. tu. A allora, fai primo, secondo, terzo posto, vediamo come Comfort, vai. Allora, primo posto a occhi chiusi, le New Balance, cioè proprio come comfort. L'intersuola la trovo super <ride> morbida, è bella, sofficiosa e reattiva, avampiede largo. Eh, se no, non l'avrei mai portata per 100 km. Unico difetto, attenzione, prima di comprarle, ho notato dello sfregamento qui sul tallone. Che mi ha fatto uscire il sangue. Quindi ci devo mettere il cerotto oppure crema antisfregamento risolto con la crema antisfregamento messa dentro al calzino. e, e Spesso mi ha fatto uscire delle, delle ferite qui sul tallone, sul tendine d'achille. Quindi, però, a parte questo, nonostante la tomaia molto minimalista, eh, super traspirante, il piede non suda, eh, peso leggerissimo. Avampiede largo. Questa è la scarpa con cui io mi sono trovato meglio in generale come comfort. Seconda classificata, se devo fare una classifica, le, le Sagoni anche se hanno un po' la. la va a finire un po' troppo a punta qui questa parte della scarpa, cioè mh, si va a stringere troppo rapidamente per i miei gusti, però l'avampiede è abbastanza largo, quindi di avampiede va bene, ma si va a stringere rapidamente, intersuola uh, ne parliamo tra poco, ok, super comoda, mi piace tantissimo, e niente, però no, no, non mi ha dato problemi e questa probabilmente mh, è forse quella che ha una tomaia un po' più classica. Eh, cioè infatti più spessa più pesante un po' più spessa un po' più pesante ecco avrei preferito anche su questa una tomaia un po' più racing avrebbero tolto altri 10 grammi quindi c'è la tomaia della Pro che è fantastica è un calzino avrei preferito anche qui qualcosa di simile come ha fatto New Balance e dove l'unica differenza magari sostanziale c'è nell'intersuola e avrei fatto un lavoro migliore su, sulla tomaia facendola un po' più racing però non mi fraintendete Va benissimo così, è molto, è molto comoda. Questa non mi ha dato problemi di sfregamento. E poi, ultima classificata invece, le MAC solo perché sono davvero molto strette anche nella zona centrale del piede. Quindi finiscono un po' meno a punta rispetto alle altre, ma centralmente sono strette. Poi, non mi hanno fatto uscire vesciche in nessun modo durante le gare. Ci cioè ho corso 20 km e 20 km, anzi, 25 quando ho fatto la mezza. E non mi hanno fatto uscire vesciche, non mi hanno dato problemi, però do, cioè, eh, ci hanno messo un po' ad ammorbidirsi e a prendere la forma del piede, questa è una cosa che, che, non, che non mi fa impazzire. E poi forse tra le tre questa è quella che ho trovato un po' più duretta, un po' più duretta come sensazione di, di corsa. Quindi, Però eh, sì, sono piccole cose, sono tutte e tre comode, ma le New Balance vincono occhi così? Secondo te invece? Allora, condivido sulla New Balance, nel senso che anche secondo me è la più comoda. Io forse sono un po' influenzato, come sai che ho usato la New Balance, non ho, non ho ancora mai capito se è stata la New Balance o il carico, forse più il secondo, non lo so. Ho usato la New Balance nel periodo in cui abbiamo fatto il camp anche ai Triathlon, in cui ho, mi sono allenato parecchio e mi è uscito un fastidio al tempo di Achille, niente di... Troppo, troppo, troppo. Abbiamo importante. anche ipotizzato che lo sfregamento che ho avuto sì, io forse ti ha dato eh, fastidio, non ti ha fatto uscire la vescica, fatto, ma sì, ti ha dato fastidio. Esatto, potrebbe essere quello, non lo so. E se non fosse stato per questo motivo, probabilmente anch'io l'avrei messa al primo posto. Perché una scarpa così leggera, ammortizzata e eh, comunque anche comoda, sta, stabile, anche in generale. Ecco, eh, io sono uno che un po' tende a pronare. La, rispetto a Roberto, il piede è un po' più stretto e quindi a me piace anche la scarpa che non è troppo è larga davanti, sì, è un po' più avvolgente ma anche un po' più larga dietro cioè per stabilizzarmi un pelo. E, però, comunque, mi ci sono trovato veramente bene con questa scarpa a farci un po' di tutto. Eh, secondo me, il pregio di questa scarpa è che veramente che vai a 5 o vai a 3,50 ti ci porta senza grossi problemi. Mm -hmm al secondo posto io personalmente metto la Mac invece invece della, della Endorphin perché penso, cioè, la Mac è proprio la scarpa fatta sul mio piede io penso ah, ah, ah. nel senso che Ma appunto, infatti questa, ho cioè, questa sì, sì, sì. gli ho detto questa a te volta ha piace provata, ho ho detto, questa è per te eh, a differenza <ride> dei modelli precedenti secondo me eh, non ho mai provato le Speed 3 e le, le Rebel il modello prima ho provato la Mac sia la 4 che la 5 Secondo me è cambiata parecchio nel senso che cambiato, rispetto cioè alla 4 e la 5 Questa è rivoluzionata rispetto ai modelli precedenti. È una scarpa meno veloce, cioè la, la 4 e la 5 era una scarpa un po' più secchetta, un po' più bassa. Questa Secondo è meno me veloce, era più da ripetuta. Questa invece è una scarpa okay, che io paragono molto alla, alla nuova Blast di Asics, anche se sono diverse, ok, come sono sì, fatte. Sì, 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 Però... potresti sì po potremmo paragonare anche se è molto più leggera. È molto più leggera, così come la nuova Blaster, secondo me è sotto sì. i 4 al chilometro, 4,10 al chilometro. Mi, ok? Però sui 4,50, sui 5, cioè sui ritmi, sì. ad esempio su cui io faccio i lenti o i lunghi... Ne parliamo tra poco nell'utilizzo. Esatto, mi, mi ci trovo molto bene, quindi per me Mac al secondo posto. Al terzo me posto, metto la Endorphin a malincuore. Che, che cosa non ti ha più Perché io sono un grande fan di Saogoni, in realtà. Ecco, e infatti? non lo so, non lo riesco a capire. Forse perché non, non. l'ho mai portata. Non ti ha convinto. Non, non l'ho mai, come dire, spinta. spinta. Oppure l'ho usata in un periodo ecco, post Jesolo in cui non ero iper mega brillante. Mm, sì, anche quello è influenzato. Quindi non legge, so eh. se questo ha influenzato o meno, perché così a vederla, a toccarla, eccetera, dico ok, cioè, questa è la mia scarpa. Però, mh, ora ne parliamo nell'utilizzo, è quella che ho sentito un po' più, no, pesante, però... Mi mm, ci sono sentito meno, meno bene dentro. Ecco, diciamo eh, la Forse anche la piastra in nylon, magari. Sì, devi... sì. sì ne parliamo adesso nell'utilizzo. Quindi, sì, probabilmente. Sì. Prossima categoria. <ride> cioè andiamo Utilizzo velocità. Utilizzo velocità, sì, ecco, mi Utilizzo velocità. Ecco, esatto. Eh, secondo me, la, la più completa forse di tutte per me è sempre la New balance. Attenzione. Penso. La Mac, come dicevo prima, è una scarpa a cui mi trovo benissimo a fare eh, per diciamo, completa, aspetta che cosa intendi per completa? Per i miei allenamenti, cioè è una scarpa con cui eh, poter fare un po' tutto. Ok, quindi la più versatile. La più versatile, sì, scusa. Completa <ride> intendevo versatile. Okay. Cioè è una scarpa a cui mi trovo abbastanza bene ad andare a 5 una scarpa a cui se devo andare a 350 ci vado sì. Okay. sì la sì. Mac è forse quella a cui mi trovo meglio ad andarci a 450, 4,45, 5 mm -hmm. però sotto a certi ritmi non la sento proprio wow e invece a 530 all'estremo dall'altra parte? E... non ci sono andato <ride> non <lo> so. <ride> boh non lo, non lo so, so. Eh... potrebbe andare bene potrebbe andare bene sì forse se, sì ovviamente noce no io credo rispetto ecco, a un paio di anni fa in cui i miei lenti erano parecchi più lenti mi rendo conto che una scarpa del genere farci un lento forse un po' troppo ad oggi che i lenti sono abbastanza svelti come ritmo potrebbe, potrebbe andare mentre la Endorphin è la scarpa con cui secondo me mi troverei meglio a ritmi veloci mm -hmm. però a ritmi andarci a 450 no, non, non mi ci sono trovato troppo quindi la utilizzerei come scarpa per farci le rivedute ok eh. qual è la più veloce secondo te tra le tre per un'impressione così poi, poi magari la, non, non è, hai fatto i lavori con tutte le tre secondo te, me la endorphin è Andorfinna la più veloce tra è tre. la più veloce ok abbiamo lanciato appena adesso un mega aggiornamento all'interno della nostra applicazione che permette di creare dei programmi di allenamento ancora più personalizzati di prima per esempio ci permette di inserire gare intermedie e in base a quelle ricalcola la programmazione dei lunghi e se un giorno non ci sentiamo bene ci riprogramma l'allenamento che abbiamo per quel giorno. Il tutto per generare dei programmi di allenamento che si muovono e modificano in base alle vostre necessità. Secondo me è davvero un ottimo punto di partenza per iniziare ad allenarsi con metodo per i propri obiettivi. Da una mezza maratona su strada al passatore da 100 km oppure anche alla lavaredo da 120 km. Percorsa su strada e trail running. Per scaricare l'applicazione trovate il link qui sotto in descrizione e ci sono due settimane di prova gratuite. Andate a dargli un'occhiata. Grazie. Va bene, io sono parzialmente quasi d'accordo. Allora confermo che anche se. Sicuramente me, la macchina è la più lenta, ecco. cioè esatto, la, parto da cioè, la macchina è la più lenta tra le tre meno e meno reattiva. È, è la meno reattiva, <ride> ma comunque ha una buona versatilità perché. Quando la spingi, ti dà una buona risposta. Quindi quando l'ho cioè, portata a 350, 340, però poi a un certo punto senti che rispetto alle altre, ha un limite. Cioè, nel senso, poi devi devi lavorare un po' tu, mentre con le altre le, la scarpa ti restituisce un po' di più, ti, ti, ti dà un po' più di supporto. E quindi mh, probabilmente la macchina rimane sempre molto versatile. Ci puoi fare i lenti a 5,30 e le ripetute a 4 al chilometro, ma è la meno reattiva. Sì. Mm, se, anche se poi per comfort, io non la l'adorerei per i lenti, cioè, no, non è una scarpa che porterei per i lenti. Mentre invece, sono d'accordo con Dani, dove la New Balance è una scarpa con cui puoi farci tutto. Sì, sì, sì. Cioè, la New Balance, questa è una scarpa eccellente dove ci ho fatto ripetute a 3,40 e l'ho portata per 50 km a 5 km, 4,50 o quello che è. Però ci ho corso anche a 5,30, cioè è comunque flessibile, ha un buon ritorno di energia, è leggera. È comunque stabile? Eh? È comunque stabile, beh perché ha una buona base, cioè per chi sta in video ci vede in video ha una base abbastanza larga, più larga rispetto alle altre, forse anche la Saucony ha una sì. buona base d'appoggio, però... Eh, anche l'avampiede largo ti dà stabilità comunque sì l'unico secondo me difetto è anche se in realtà sembrerebbe meno perché ecco la mac è, è alta 37 mm dietro e questa in teoria 30 però, non, non, sembra, non, però sembra, guardare, cioè, ehm. non sembra assolutamente questa sembra molto più non, non sembra più alta però ehm, ecco questo sembrare molto alta ehm, non so, è l'unico difetto, magari che posso aver ritrovato, cioè, che comunque, è una scarpa, appunto che sembra molto alta, e quindi, un minimo, se hai problemi tipo il mio, ci, ci puoi ballare un po' del serve, sì. magari qualcosa di un po' più duro. Sì, esatto. allora il problema di questa può essere che essendo morbida, nel momento in cui hai dei difetti, te li potrebbe accentuare, che è un po' quello anche mm. che ho trovato nella 1080, che è super comoda. Sì ma se hai se vuoi una scarpa da 200 grammi però devi, cioè, devi, accettare, devi accettare questo P però è anche il fatto che è anche morbida quindi è morbida e se tendi a pronare potrebbe accentuare la tua pronazione però ha una bella sì, pianta sì, sì, larga sì, sì. e quindi questa è la più versatile e, e poi c'è la speed che probabilmente secondo me è la più veloce tra le tre in assoluto eh, però è anche quella è anche quella un po' meno versatile tra le tre. Mm. Quindi sono d'accordo. Cioè, que, questa la vedo un po' più esclusivamente per ritmi un po' più allegri. Dove ci vai a fare le ripetute e ci vai a fare le gare. Cioè, questa è quella tra le tre un po' più orientata ripetute gare. Solo ecco, un, una scarpa per ripetute gare è più questa. Non, non la definire una scarpa versatile che poi. Ci puoi correre anche a 5 al chilometro. Io l'ho fatto a 4,50, ma anche a 5,30. Quello che vuoi, puoi correrci piano. Lo puoi fare perché poi non ha la piastra in carbonio che ti rompe le scatole. che Se vai a ritmi lenti, ti dà fastidio, potrebbe modificare un po' la tua meccanica di corsa. Questa non è, non è molto rigida, cioè alla fine è come, come scarpa flette. E, però questa è quella un po' più tra le tre veloce e orientata alla velocità ok, siamo d'accordo più o uh -huh. meno comunque mentre invece discorso durabilità allora non abbiamo corso tantissimi chilometri uh -huh. uh, tranne io con le New Balance uh, le, le Mac hanno comunque un centinaio e passa di chilometri e le anche alla fine ci ho fatto un centinaio e passa di chilometri Devo dire che secondo me hanno tutte ottime durabilità, cioè questi nuovi materiali... Esatto, questa è la grande seconda differenza di Oka rispetto a due o tre anni fa, cioè la MAC 4 ad esempio qui dietro soprattutto, ma l'intersuola e eh. la suola cioè, si, si massacravano veramente... No, poi eh. la MAC vecchia aveva un un'intersuola un esposta. Sì, non, non, non c'era la suola era... Mentre invece c'erano i quadratini, eh. inso, se li ricordate. Questa ha la e nonostante a 100 km è ancora nuova. E a, a ritmi veloci. È vero eh. che questi 100 km magari non sono stati fatti qua sullo sterrato, cioè, però, però è, cioè, è battuto soprattutto d'estate, non è che chissà quanto... Ehm, no, no, un po però ho corso pure qui, quindi... È migliorata tantissimo. Sì. No, secondo me sono, sono scarpe con cui ci arrivi tranquillamente sì. 600-800 km, magari ecco... Se tu, Ovviamente se, 800 km si scaricano parecchio, secondo me eh, esatto. che perde un po' di più alla lunga può essere o questa perché perdi ancora quel poco di supporto cioè è come se cedesse soprattutto la Romaia, magari essendo più morbide più minimalista un po più racing sì, può durare un po meno questa forse è quella che però se devo dirti dopo tutti i chilometri pensavo si fosse scaricata di più e invece ancora, ancora regge bene quindi sì il problema magari con la new balance è che poi a un certo punto potrebbe scaricarsi un pochettino essendo un po'... Tra le tre, la più morbida, forse la più sofficiosa. Sì, sicuramente la più morbida. Sicuramente la più morbida, la più sofficiosa e potrebbe scaricarsi prima. Tuttavia, cioè il Pebax ha una buona durabilità. Sì. Però si, si vedono anche già tutte le grinze nell'intersuola, che le altre non hanno comunque. E vabbè, sono scarpe secondo me che comunque ci si arriva tranquillamente a buoni chilometraggi. Sì, sì, sì. Senza problemi. Logicamente, magari non ci fate più le gare perché a un certo punto non. scaricano mi... un po'. Non tiene più, non tiene. Ok, uh, ultimo aspetto che andiamo a vedere è uh, il rapporto qualità-prezzo. <ride> per uh, anche qui, secondo me, per me, Daniele incide molto su, su questo aspetto il cosa ci farei. Mm. Cioè, sulla endorphin, che ripeto, forse è la scarpa migliore per fare cose veloci. Però se la devo immaginare come una scarpa versatile, cioè queste tre come scarpe versatili, forse è quella con cui io mi trovo meno a livello di versatilità, e quindi è quella che anche costando più di tutte, secondo me, è al terzo posto da questo punto di vista. Eh, 40 nel senso euro che di destino in più rispetto alle altre, non sono poche. Soprattutto per 200 euro, se è una scarpa con cui faccio solo le ripetute, magari vado su altro. Come. Però se la prendi anche come scarpa da gara. Poi sì, sì, però parte... a questo punto anche lì penso magari vado su, su eh, sulla pro 4. So, sulla pro 4 o su una Magic Speed o una scarpa del genere, capito? Quindi a questo punto dico: Sì, magari non ci posso fare tutti gli allenamenti veloci, però non lo so. Eh, quindi al terzo posto è una ottima scarpa. Però Vabbè, quella che costa di più. È quella che costa di più, è quella che usa di meno, però è quella un po' più racing, esatto. Eh, quindi, tra queste tre, ehm, per quanto so sono tre scarpe, secondo me ripeto, ottime che io mh, acquisterei. Forse la metto al terzo posto. Sono molto indeciso per gli altri due, sia perché i prezzi sono gli stessi. Probabilmente, mm -hmm. se ce ne fosse stata una delle due che costava anche 10 euro in più, la mettevo al secondo posto. Sì, andando solo sul prezzo, perché così... Poi, perché poi alla so. fine si sì, equivalgono. Forse per... mettere yoga al secondo posto, e, essendo anche questa molto versatile, però usare principalmente per i lenti e la New Balance al primo. Quella che ti dà di più è la New Balance. Quindi fra tutte le cose probabilmente mettere quella al primo posto. Allora, io sono d'accordo. Allora, per rapporto qualità-prezzo, per 160 euro hai comunque una scarpa così e hai un bel pacchetto e pro... una cosa sì. però non so se si è capito e passato il messaggio queste tre scarpe sono scarpe con cui puoi fare tutto secondo me se hai determinati ritmi cioè con una Mac o con una, una rebel ancora di più con una endorphin farci lenti e ci vai a 5,50 mm. ma lo puoi fare lo puoi fare però secondo me a questo punto vai su alto, andrei su, completamente su altro Vabbè, non sono scarpe da lento, cioè nel senso ci faccio ci, Esatto, il allora, prossimo podcast ve lo dico già da te, guardo l'invideo. prossimo podcast eh, faremo scarpe da lento, cioè quindi qual è la migliore scarpa da lento? Ne abbiamo provate cioè, centinaia adesso, no centinaia no, però abbastanza e quindi <ride> faremo proprio... No, no, però per dire appunto che. Però è una scarpa da lento Io quindi... te possiamo, la usiamo anche per farci lenti, magari una, una, un runner che appunto va un po' più piano o è un po' più pesante non la userei per fare i lenti, assolutamente. Questo è il mio discorso. Cioè, una persona di 85 kg che corre a 6 km, sì. non gli direi comprati la New Balance, capito? Gli direi comprati eh, la 1080 per far capire. Okay. Uh, per le nostre caratteristiche eh, invece è una scarpa a cui fa, posso fare tutto io la vedo un po' così poi non so te. Sì, sì 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 no 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 io sono pienamente d'accordo eh, però sì confermo che se, secondo me il rapporto qualità prezzo vince per quello che hai allora hai una tomaglia racing hai un'ottima intersuola con ottimi materiali hai una buona durabilità perché guarda adesso non ho strava sotto mano, non ho controllato prima, dovevo farlo prima ma eh, ci ho fatto più di 200 km con questa scarpa, forse 220 e la suola sotto è ancora wow. integra, c'è cioè leggermente un po' di usura qua davanti e poco poco qui nel centro dove c'è l'intersola esposta ma per il resto ha mantenuto una buona reattività. Mm, Sono soprattutto... la tomaia poi non, ho, non dà cenni di cedimento di strappi, perché questa è un'altra cosa importante. Una tomaia così fine e traspirante potrebbe rompersi mentre invece sta ancora bene. Quindi eh, hai una buona durabilità, eh, hai un bel pacchetto, un po' con tutto, e, ecco. Secondo me, il rapporto qualità prezzo vi vince questo. Poi. Uh, metto come seconda la Saucony perché secondo me allo stesso prezzo questa ti dà di più cioè um, ha un'intersuola più premium cioè, quindi ha un'intersuola di qualità superiore e ci puoi fare comunque gare mentre invece questa essendo quella un po' meno reattiva tra le tre è quella che mi sembra che ti dà un po' meno probabilmente quindi ecco al secondo posto met mettere questa. Se uh, la Saucony e la Rebel probabilmente avessero lo stesso prezzo, allora lì sarebbe una bella battaglia. Cioè se entrambe stavano a 160 euro, di listino parliamo sempre. Eh? Sì ovvio, nel qualità prezzo la Endorphin Perder che costa più delle altre. Eh, esatto, esatto, però se, se entrambe stavano sullo stesso prezzo... Allora, forse ti avrei detto: Guarda, per quello che ti dà questa scarpa, che può essere paragonata, secondo me, a una scarpa da gara. cioè, questa per me, Tranquillamente. cioè, questa è una gara con cui io ci farei una maratona, una mezza maratona, una 10 km, se non voglio andare sul carbonio. cioè, quindi, se, no, se, se, se non voglio andare sul carbonio, questa è una gara: è, è una scarpa con cui ci farei qualche, qualche gara. Nel frattempo è arrivata un'email e voi l'avete sentito, <ride> <ride> Ok, quindi. Ci siamo, abbiamo detto un po' tutto, andiamo sulle conclusioni. Vabbè, abbastanza chiaro. Sì, una, un pregio di entrambe, ma secondo me di tutte le scarpe fatte ultimamente, tranne le super shoes, ok? Io su questo sono abbastanza, poi negli anni, piano piano, sto migliorando, però io ho i piedi molto, 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 come si dice? Eh, sensibili, sensibili, sì, delicati. <ride> e secondo me queste tre scarpe, ancora di più, tutte e tre allo stesso modo. Anzi, forse qua è il, dove la macchina mette al terzo posto, le linguette di queste scarpe mi me sono mi me sono trovato benissimo anche okay, con, no, con sì. questa. Questa è, questa è un po' più spessa eh, tanto, cioè, eh. però comunque è morbida è, vabbè è, sono quelle nuove, sono le nuove linguette pi, che fanno praticamente, più, più fine esatto, ma fanno, avvolgono proprio tipo calzino meglio cosa che, che secondo è, me eh, giustamente perché le super shoes devono essere molto più leggere hanno molta più schiuma quindi se devono tagliare tagliano sulla tomaia ma la tomaia di quasi tutte posso dire la adios pro, posso dire la metaspeed posso dire la vapor posso dire l'alpha fly sono quasi di plastica. Cioè, sono, mm -hmm. sono, sono plastica, ok? Non sono tessuto. Queste sono, e queste sono molto, molto molto più comode. Secondo me. Ecco, questa era una cosa che mi ero scordato di, di dire, di dire sì. e, allora, un difetto, o due difetti per ogni scarpa? Dai, iniziate. Uh, li abbiamo un po' già detti, però è solo per, per andare verso le conclusioni. I pregi li abbiamo probabilmente già detti e fatti capire. Però se abbiamo avuto dei problemi o cioè abbiamo dei difetti, allora non mi fa impazzire la tomaia, per esempio, della Endorphin, l'ho già detto. E... Però a parte questo, non ho riscontrato altri difetti. Tu hai avuto dei difetti, cioè tu hai riscontrato dei difetti, mm, no? Se ne, gliene devo trovare appunto uno un po' la versatilità e l'altra però è la cosa che mi fa pensare del non stavo bene quel giorno o comunque quel periodo quando l'ho provate è che mi sono sembrate dure però non è una scarpa assolutamente dura no, non la definirei quindi, dura mm, Pe però la devi spingere esatto, cioè, esatto, mh, esatto per quello dicevo, versatilità forse non c'è a... fatto qualità, no? e quindi nel momento in cui sì, probabilmente per un lento... Sì, no, ma non è proprio le sensazioni che avevo io in quei sì, giorni. Però non è una scarpa morbidissima per un lento rispetto anche no. alla New Balance. E però questo, ok. Sì, guarda, io l'unica cosa è che avrei preferito una tomaglia un po' più racing, però dall'altra parte questo tipo di tomaglia gli ha dato un maggior comfort. Eh, io l'avrei preso in considerazione come scarpa per il passatore, addirittura per non usare il carbonio. Mm. Quindi se avessi fatto il passatore probabilmente avrei optato per quella. Mentre invece... Uh, un difetto per la New Balance per te? Mm. Nessuno è perfetta. <ride> no, no, eh, forse un, un pelo di stabilità. La stabilità, più, te lo stavo per dire, la stabilità forse è stata un po' più stabile, era proprio il top e questa cosa però, del tendine però non, 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 non so non, non, non so dare una risposta non, non sappiamo se è dovuta alla scarpa il esatto. problema del tendine perché è successo in un momento di carico dove stava al camp mm. giusto e hanno fatto 10 ore di allenamento al giorno per 4 giorni <ride> no, e no. se c'è un dolorino al, al tendine esatto, forse sì. non è la scarpa <ride> è qualcosa? Non lo so. E, sì, allora io non ho problemi di stabilità, quindi non ho avuto il minimo problema. E anche dopo 50 km non ho avuto, cioè ci ho corso 50 km. E infatti, era tra magari candidate per una scarpa passatore senza piastra in carbonio, e non ho avuto problemi. L'unica cosa è qui dietro lo sfregamento qui dietro al tendine, cioè quindi se devo trovare un difetto, eh infatti forse qui perché ci vedete in video è un po', un po più macchiata. è un po' macchiata eh, sia perché ho perso un po' di sangue e sia perché poi ci ha messo la crema antisfregamento che probabilmente è un po' uscita dal calzino e lo sporco si è, si è attaccato ecco. per il resto no, non ci sono altri difetti, no, sotto questo aspetto no, Inve mentre invece un difetto per la Mac, che cosa reattività reattività cioè per come lo che per come la vedo io come scarpa che poi è rigida anche questa sì sì esatto fine, nonostante eh, per assurdo è più dura della, della Endorphin eppure io mi ci sono trovato meglio eh, direi mh, un po' di reattività ecco un po' di reattività eh, sì, sono d'accordo. Eh, io l'unico difetto principale, mi sento di dire, è che è molto stretta e quindi se avete un piede un po' largo mm. all'inizio mi dà proprio fastidio. Cioè, è da dire però siamo cosa. morbidita eh? no? Però c'è da dire anche che Oka fa le versioni wide, Oka fa le, anche di questa non lo so, non ho controllo sul sito. Mm. Se Secondo me sì non ho controllato Potrebbe esserci, è probabile che ci sia la versione wild. Che probabilmente era più adatta. Quindi, avendo anche la versione wild, dicono quella normale, te la faccio un po' più stretta. Non lo so, è giusto. Se io ho l'opzione wide, il problema è che poi nel 90% il dei negozi, non 90 non se non vai sul sito ufficiale Oca, non trovi il wide, sia che vai al negozio fisico e sia che vai dal rivenditore online. Eh, la Clifton, vabbè, Ma la nei Clifton. rivenditori online, quelli dove compriamo le scarpe e noi sì, no, certo, non c'è, sono meno. Non, boh, io non, non, non l'ho trovato mai le versioni wide, solo sui siti ufficiali, cioè quindi tutti gli altri comprano e quindi sì, probabilmente qui se le dobbiamo mettere nella stessa categoria delle, delle scarpe uh, da ripetuta, scarpe veloci scarpe un po' più versatili per fare tutto e probabilmente gli manca un pelino di reattività rispetto a questi altri due rispetto a questi altri due modelli nonostante ripeto che io ci ho corso bene e velocemente però il difetto principale è la sua larghezza ok bene. va bene, secondo me ci siamo abbiamo raccontato un po', un po tutto fateci sapere qui sotto nei commenti voi come vi siete trovati se avete provato una di queste tre scarpe se avete provato una, esatto, una di queste tre scarpe se avete dei feedback, dei difetti qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo detto se siete d'accordo o meno o se avete utilizzato un'altra scarpa con cui fate un po' tutto se ad esempio utilizzate una scarpa in carbonio per fare anche gli allenamenti eh, insomma raccontateci un po' raccontateci. Raccontateci. Fateci raccontateci fateci sapere qui sotto nei commenti Va bene, noi vi lasciamo, ci vediamo alla prossima puntata del, del podcast. Speriamo di continuare ad essere così costanti anche nei prossimi mesi, anche se Daniele tra un po' se ne va. Ferie, salutiamolo, ciao. Sparisce. <ride> non so se in ferie o in galera, ancora devo capire quale delle due... Forse prima iniziano le ferie e poi inizia la galera. Però. Si sposa e poi viaggio di nozze, quindi nel momento in cui vedrete questo video probabilmente sarà già... Ciao! Dall'altra parte. <ride> Va bene, ci vediamo alla prossima, fateci sapere e mettete like, mi piace, condividete il podcast e fateci sapere. Un abbraccione, buone corse a tutti, ciao ciao. Ciao.